Buonasera, bentornati a Segno 7 per la settima puntata della 26esima edizione che dedichiamo agli orientamenti pastorali delle diocesi di Fiesole e di Arezzo Cortona San Sepolcro. Ma cosa sono gli orientamenti pastorali? Ecco, ve lo diranno gli ospiti che andrò a presentare fra breve. Io mi limito a dire che oggigiorno tutte le istituzioni civili programmano le loro attività annuali per poter operare meglio. Anche quindi le chiese locali, che sono in questo caso in Fiesole e in Arezzo, in Cortona e in San Sepolcro, cercano di dare dei sussidi, diciamo, degli aiuti per meglio inquadrare la pastorale. Questi per esempio sono alcuni sussidi delle due diocesi, questo per la diocesi di Fiesole e questo sussidio che sicuramente conoscerete già per la diocesi di Arezzo e Cortona San Sepolcro, che troveremo benissimo nelle nostre parrocchie, nelle nostre chiese. Qualcuno potrebbe osservare a questo punto, ma ci sarebbe bisogno anche per le chiese cattoliche di programmare, di pianificare, come si dice oggi, la pastorale, cioè l'evangelizzazione. Ma non basterebbe seguire passo passo le orme del Maestro, di Gesù Cristo, con il suo Vangelo, con le sue esempi? Sì, è vero, ma se fosse così facile, insomma, anche per le chiese, tutta la Chiesa Cattolica, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, come si usa dire. Bene, ne parleremo appunto con i nostri ospiti, che vado subito a presentarvi, a partire dalla mia sinistra. Ecco, è Monsignor Mario Meini, vescovo di Fiesole ormai da più di un anno, quasi due, incomincia ad essere ormai conosciuto in tutta la diocesi, sacerdote da 40 anni, ha svolto vari incarichi ministeriali, fra i quali quello di docente di teologia dogmatica presso l'Istituto Teologico Fiorentino, finché nel 96 non fu eletto vescovo di Pitigliano, Sovano e d'Orbetello, dove è rimasto per 14 anni e poi inviato a Fiesole appunto nel 2010, quasi due anni fa. Invece alla mia destra, Monsignor Gioacchino Dallara, di Arezzo, vicario generale della diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro, originario di San Sepolcro, questo ci tiene anche un po' a farlo sapere, Gioacchino, dove è stato parroco per molti, molti anni, finché non venne chiamato ad Arezzo dal vescovo del tempo, allora Monsignor Gualtiero Bassetti. Grazie per essere venuti, per aver accolto il nostro invito e cominciamo subito. Io l'ho detto, ve lo diranno i nostri ospiti, cos'è un orientamento pastorale e a chi è diretto. Chi comincia? Non fate complimenti, no? Bene, la vita cristiana ha un suo ritmo, è sempre quello, chiaramente. Non ci sarebbe di per sé necessità di dover dare programmi particolari o che cosa. Però è anche vero che se la vita dei cristiani è quella che si ispira al Vangelo, è bello di poter porre in evidenza, di poter mettere a fuoco un tempo un argomento, un tempo un altro ancora. Ecco, i vescovi d'Italia hanno fatto la scelta in questo decennio, dal 2010 al 2020, di soffermarsi a riflettere sull'educazione, educare alla vita buona del Vangelo. E ogni diocesi, a partire da questa indicazione generale, cerca un proprio specifico, cerca di dare delle risposte secondo le esigenze locali, con questo indirizzo d'insieme che riguarda l'educazione, però anche con delle attenzioni alle esigenze che ogni posto pone. E si tratta non di fare una cosa e trascurare il resto, ma nella vita cristiana, nella vita della Chiesa dell'insieme, di evidenziare qualche aspetto. Gioacchina, chi ha diretto un orientamento pastorale? È un piano pastorale, non solo è diretto a tutto il popolo di Dio, ma è anche formulato, è anche studiato, è anche condiviso dal popolo di Dio. Quindi è un progetto che la Chiesa, una Chiesa particolare, sceglie in base a esigenze e a contingenze anche che sta vivendo
e la Chiesa locale e anche la società civile, perché i temi che vengono scelti, i progetti che vengono elaborati tengono conto anche della situazione culturale e sociale che la Chiesa vive in quel momento e in quel tempo, ne coglie qualche esigenza urgente perché venga raccolta, venga interpretata, per andare incontro a risposte, a bisogni che quella urgenza sta presentando, come giustamente ha accennato il Vescovo. Stiamo vivendo in questi anni, diciamo, la sfida educativa, e a partire proprio da questo progetto di una formazione nuova rivolta alla persona, al cristiano, ogni chiesa sceglie quei cammini, quelle iniziative, quelle attività che meglio ne aiutano a raccogliere il bisogno e a farlo proprio e a soddisfare il bisogno di quel momento che la Chiesa vive. Quindi è rivolta a tutti i fedeli nelle loro varie situazioni di vita in cui si trovano, quindi bambini, giovani, famiglie, professionisti, insegnanti, ecco, tutti sono interpellati da quel progetto, da quel piano, e anche a quei cristiani che sono più inseriti in una comunità e che svolgono ruoli particolari dentro la comunità, direi soprattutto loro, i catechisti, gli animatori della liturgia, della carità, gli animatori delle pastorali giovanili, quindi tutta la Chiesa nei vari ruoli e condizioni in cui si trova avverte questa emergenza che la Chiesa locale vive, senza trascurare l'ordinario che accompagna il cammino della Chiesa intera. Abbiamo preparato due schede che riassumono questi orientamenti, perché naturalmente il tempo che ci è concesso non permette di svilupparlo completamente in maniera esaustiva. Allora, queste schede brevi però danno l'idea degli orientamenti. Prima cominciamo con quello di Fiesole e poi faremo vedere e ascoltare quello di Arezzo. Eleonora Norti Gualdani l'ha preparato il testo e invece Stefano Sati ha provveduto a montarlo. Vediamo insieme. Gli orientamenti pastorali della diocesi di Fiesole, indicati per camminare insieme nel prossimo anno 2011-2012, sono stati decisi ponendo l'attenzione alle prospettive della Conferenza Episcopale Italiana, da una parte, e alle necessità concrete della Chiesa fiesolana, dall'altra, cercando risposte semplici e mirate in un progetto comune a cui tendere insieme. Vediamo quali sono i punti principali. La prima caratteristica di questi orientamenti è ricordare che i soggetti della missione di educare i figli alla vita buona del Vangelo sono prima di tutto le famiglie, accanto alla comunità cristiana. Le famiglie in questa loro missione possono trovare nella Chiesa un riferimento sicuro e nella comunità un vigoroso sostegno. La seconda caratteristica è quella di attenersi alla proposta educativa cristiana, ovvero la vita buona del Vangelo. I cristiani sono luce del mondo e sale della terra e devono ricordare che il Vangelo è il vero specchio di riferimento per tutti e i sacramenti sono sorgente perenne di energia spirituale. La terza caratteristica vuole essere la concretezza, iniziative da mettere in campo con l'aiuto reciproco e non parole o slogan per incantare. È importante guardare innanzitutto alle molte famiglie cristiane impegnate a vivere la fede e a educare i figli secondo il battesimo. Spesso non se ne parla, ma è una realtà ampiamente diffusa ed è il tessuto vivo della nostra società. Sono molte però anche le famiglie che per vari motivi vivono situazioni di disagio. Come cristiani allora dobbiamo essere portatori di speranza e offrire quell'indispensabile contributo spirituale di cui il Signore ci ha fatti beneficiare e testimoni. Le potenzialità educative che scaturiscono dal Vangelo sono infinite, così sono state elencate alcuni impegni da condividere insieme. Educare alla preghiera, perché è nella preghiera che trova ispirazione e fondamento ogni sforzo educativo e si coltiva la speranza. Coltivare in modo evangelico gli affetti, la sessualità e il senso della famiglia, approfondendo il valore sacramentale dell'istituzione familiare e dell'amore.
far tesoro anche delle difficoltà e della sofferenza. Le difficoltà non devono essere evitate, ma affrontate con coraggio, guardando agli anziani e ai malati delle nostre case come una risorsa, con affetto, e vivendo le esperienze forti della nostra vita alla luce della chiave di lettura che solo la Pasqua del Signore crocifisso e risorto può offrire. Amare le famiglie ferite. Dobbiamo relazionarci con loro in modo evangelico, ovvero con amore e rispetto, stando loro vicino, aiutandoli e pregando per loro, facendo in modo che nessuna famiglia si senta mai esclusa dalla Chiesa e dalla vita parrocchiale. In questi impegni occorre la collaborazione attiva non solo delle famiglie, ma anche del Vescovo e dei suoi collaboratori, delle parrocchie, delle comunità religiose, delle unità pastorali e delle aggregazioni laicali. Infine, come grande esortazione nel piano pastorale, vi è l'invito alla preghiera, sia personale, sia in famiglia che nella comunità, perché la preghiera sia la spinta più vigorosa nell'agire quotidiano e il balsamo più soave sopra le eventuali ferite. Ecco, Eccellenza, come mai è stata scelta la famiglia? Ma poi mi ha colpito anche il titolo, Famiglia non temere. Famiglia non temere, perché così? Ma innanzitutto perché la famiglia, perché parlando di educazione, ascoltando varie persone che collaborano, sacerdoti, laici, detto, primi educatori sono i genitori. Genitori spesso vengono messi in crisi, in difficoltà o si trovano in difficoltà ad educare. Allora, facciamo coraggio. Cosa possiamo fare per sostenere, per dare fiducia, per incoraggiare? Ecco, siamo detti, mettiamoci accanto alle famiglie, facciamo sentire che la Chiesa è vicina, come possiamo sostenere? E a quel punto ho aperto il Vangelo e cosa trovo? È proprio qua, anche nella seconda pagina di copertina. Giuseppe, non temere di prendere Maria tua sposa, non temere. Siamo a Natale fra poco. Poi l'angelo, non temere Maria, perché ha trovato grazia, concepirai, partorirai un figlio. Non temere, non temere. Allora, anche la famiglia di oggi, come quella di Nazareth, non temere, coraggio, perché famiglia è bella, vorrei che balzasse fuori tutta la positività degli affetti, dell'istituzione matrimoniale, del bene che si vogliono i coniugi, del dare la vita ai figli, cioè facciamo sentire che è possibile, è bello e la famiglia c'è. C'è più di quanto lo si voglia immaginare. Non temiamo a farlo uscire fuori. Quindi non temiamo di nessun pericolo, che pure può esserci. I rischi ci sono, però c'è il rischio anche di far apparire i rischi più grossi della realtà. E invece è bene che esca fuori la bellezza dell'essere famiglia. E questo va incoraggiato, va sostenuto. Famiglia, non temere, coraggio. E in fondo è il Vangelo di Natale. Bello. Eccellenza, ora mettiamo a fuoco alcuni elementi fondamentali degli orientamenti. La scheda l'ha accennati, ma forse lei, molto bene l'ha accennati. Forse lei con le sue parole però riesce a chiosarli meglio, mi pare. Sì. Quali sono gli elementi da tenere presenti? Tutti e quattro i punti, perché la sofferenza quando prova le famiglie è importante, è matura. Ma anche vorrei insistere io sull'educazione agli affetti, l'educazione positiva in famiglia agli affetti, alla sessualità. Non educare parlando, anche certo perché no, ma soprattutto educare vivendo, cioè che i genitori facciano sentire, facciano vedere, facciano gustare ai figli come si voglia un bene fra di loro. Cioè, a volte c'è un certo pudore quasi a manifestare gli affetti davanti ai ragazzi, no? Davanti ai bambini che crescono, davanti ai giovani, e invece credo che sia un grande, grande bisogno di tenerezza a tutte le età. E nel momento in cui questa tenerezza si esprime all'interno della famiglia, il matrimonio, proprio il matrimonio come sacramento, il valore sacramentale della famiglia fiorisce, ognuno ne beneficia e se ne sente tutta la carica positiva che c'è dentro. Io credo che questo va coltivato, e va coltivato molto. Questo anche, ed è un altro degli elementi importanti, anche nelle famiglie che hanno sofferto a motivo della divisione, della crisi degli affetti,
famiglie separate, famiglie allargate. È troppo facile puntare il dito, fare chiacchiericcio, ma non giova assolutamente a nulla ed è estremamente dannoso. Mi sembra invece che sia molto importante far sentire anche alle famiglie che sono in stato di sofferenza o a famiglie che si sono ricomposte dopo la sofferenza che la Chiesa c'è, è vicina, che l'amore di Dio è indissolubile, l'amore di Dio non viene meno per nessuno, e far sentire protagonisti anche quei genitori che magari non sposati in Chiesa hanno dei bambini. Farle sentire protagonisti e capaci di un'educazione anche cristiana. Far sentire, insomma, che la Chiesa è anche in loro. Poi ci sarebbe tutto il capitolo della preghiera, ma questo si può anche riprendere. Ne parliamo magari dopo. Adesso mandiamo allora la scheda preparata sempre da Eleonora Norte-Guardani e Stefano Sati per la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Ecco questa, mandiamola in onda. Formare i formatori è l'obiettivo principale che la diocesi di Arezzo-Sansepolcro ha inserito nel piano pastorale 2011-2012. Vediamo insieme quali sono i punti principali. Evangelizzazione e catechesi. Prima fra tutti è importante la formazione di catechisti e poi dei genitori ed educatori, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie. La liturgia. La celebrazione del culto nelle parrocchie è la manifestazione della propria identità di popolo di Dio in cammino. La comunità deve allora avere parte attiva nella celebrazione della liturgia, arricchendola con il canto corale e ponendo attenzione e cura all'allestimento. La carità e la salute. È utile la formazione di operatori a favore dei poveri e dei malati, perché è nella carità che cresce la fede personale. Comunicazioni sociali. La diocesi intende favorire un sistema di comunicazione che si avvalga delle nuove tecnologie, come il web, la televisione e i giornali, in particolare Tele San Domenico e Toscana Oggi. Il clero e la vita consacrata. Interrogarsi sulla propria vocazione, sia alla vita che alla professione, valorizzando i carismi ricevuti e le inclinazioni personali, è elemento fondamentale della vita cristiana. Per questo la diocesi promuove iniziative per favorire nei giovani le scelte vocazionali. La cultura e la scuola. La cultura è fiorita nei secoli accanto alla Chiesa ed è elemento fondamentale in quanto nutrimento dell'anima. Per questo la diocesi promuoverà incontri e convegni con l'università. La migrazione dei popoli. Particolare attenzione la diocesi vuole dare alla catechesi per gli stranieri presenti nel territorio, mediante incontri che favoriscano l'integrazione. Laicato. La diocesi è consapevole dell'importanza dei laici nella vita della Chiesa e per questo promuove esercizi spirituali come momento di arricchimento personale e di avvicinamento alla vita della Chiesa. La famiglia. Comprendendo che la famiglia è stata voluta da Dio Creatore, la diocesi vuole affiancare gli sposi per accompagnarli nella loro esperienza matrimoniale, offrendo loro occasioni di confronto e di dialogo per la crescita nella grazia divina. I giovani. L'annuncio del Vangelo ai giovani è parte essenziale del ministero della Chiesa, che invita i giovani a vivere con intensità e gioia la propria unione con Dio, attraverso la partecipazione ai vari momenti catecumenali. Il tempo libero. La diocesi promuove viaggi e pellegrinaggi come momento propizio per conoscere i luoghi sacri e, attraverso l'immersione in quei luoghi santi, avvicinarsi a Dio e alla vita dei santi. Ecco, Don Gioacchino, anche questa scheda, diciamo, con il vostro piano pastorale, presenta un titolo: Formare i formatori. Sembra un po' un gioco di parole, ma sì. Come mai formare i formatori? Sì, forse anche poco comprensibile, no? Però, ecco, leggendo attentamente e riflettendo sul documento
della CEI, della Chiesa Italiana, che ci ha consegnato l'anno scorso, che dovrebbe essere uno strumento di lavoro pastorale per 10 anni, puntando quindi sull'educazione come formazione e sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni, e quindi anche nella dimensione spirituale, l'incontro, la fede, l'incontro con Cristo, e ecco, la conoscenza di Gesù, l'esperienza viva del Signore insieme all'amore forte verso i fratelli. Ecco, noi ci siamo resi conto che si fa tanta educazione oggi da un punto di vista dell'esercizio del fare, no? Perché le parrocchie fanno catechismo, abbiamo la scuola che educa, abbiamo i soggetti sociali come la famiglia, le istituzioni che sentono questa urgenza, questa necessità, però di fatto vediamo che è difficile far crescere le persone, è difficile farle maturare nella dimensione umana e spirituale. Quindi abbiamo notato che il nostro lavoro, che è grande anche come Chiesa, non dà risultati efficaci, validi, forse anche perché non si usano metodologie idonee, cammini appropriati da un punto di vista educativo. E allora abbiamo pensato che era importante per un anno dedicarci soprattutto a coloro che formano, formare quei soggetti che poi sono chiamati nel concreto, sia nell'attività ecclesiale ma anche nell'attività civile, sociale, chiamati a svolgere questo compito del tirar fuori, far crescere, far emergere la ricchezza interiore di un bambino, di un giovane, di un adulto, anche di una famiglia. Ecco, quindi abbiamo privilegiato questo aspetto cercando di trovare anche da un punto di vista delle diverse finalità a cui sono indirizzati i corsi di formazione, trovando anche metodologie nuove e anche sensibilità nuove nei rapporti con chi poi verranno educati, trovando anche delle esperienze nuove, attingendole dove si vengono, esistono anche in Italia. Quindi ecco, i formatori, gli educatori, educatori catechisti, educatori animatori liturgici, educatori alla carità, educatori all'impegno socio-politico, educatori al processo dell'integrazione tra le comunità, ecco, gli educatori. Se non sono formati è più difficile fare apostolato. Ecco, esatto. Gioacchina, anche lei qualche focalizzazione su qualche elemento del piano pastorale? Ognuno di questi aspetti che sono stati elencati nella presentazione, che sono gli ambiti, diciamo, della pastorale ordinaria, ecco, vengono presentate opportunità per tutti i soggetti interessati al campo dell'educazione, e anche con modalità un po' nuove, ecco. Quindi la catechesi di iniziazione cristiana, per esempio, si punta molto sulla valorizzazione della famiglia come soggetto di catechesi. Si coincidono le due diocesi, siete telefonate. Sì. Sono sensibilità ormai condivise, insomma. Certo. Per esempio, il problema dei giovani. Noi stiamo scommettendo nella formazione degli educatori sulla forma interessante dell'oratorio. L'oratorio come luogo di vita, di incontro, l'oratorio come esperienza aperta a tutti, e quindi occorrono giovani che sanno cogliere le sensibilità dei bambini, dei ragazzi, quindi dei formatori che sono preparati anche da un punto di vista relazionale, umano, perché oggi l'avvicinare un giovane a Gesù Cristo può voler dire anche passare attraverso un'esperienza così di fraternità, di amicizia, di cordialità, quali si può respirare nell'ambiente dell'oratorio. E poi abbiamo anche l'esigenza di formare dei laici
dei laici che possano impegnarsi nella società, nel mondo, come professionisti, ma anche come impegni specifici nel sociale, nella politica. Ecco, anche questo è un aspetto che ci sta a cuore, e noi abbiamo notato che in questo campo la nostra Chiesa, anche la nostra diocesi, vive un ritardo notevole, per cui quel tipo di presenza cristiana in luoghi particolari dove si incide anche sul piano dei progetti educativi, dei progetti sociali e politici, c'è un'assenza notevole. Allora tentiamo di trovare persone che si sentano appassionate per questo, come se vivessero una nuova vocazione a servizio della Chiesa. Vescovo Mario, qualche altro spunto da questa lettera, diciamo, programmatica? Ma un invito alla preghiera in famiglia. Non sto facendo un discorso bigotto, l'ho precisato anche qua nello scritto. Resto convinto che là dove c'è una persona che non crede, che non prega, il massimo di rispetto ci mancherebbe, a tutti i livelli. Dove però in famiglia ci sono due, tre, quattro persone che prima di addormentarsi alla sera dicono insieme una preghiera. Ecco, a quel punto a me sembrerebbe importante che si sentisse la famiglia nell'insieme, perché se ognuno dice la sua preghierina al suo Dio, sembra quasi che si tratti di persone di religioni diverse. E invece la famiglia è una, la Chiesa è una, la fede è la stessa, il Signore è lo stesso, bello pregarlo insieme. Con un effetto che è benefico: se la preghiera è semplicemente la recita di una formula, allora non è nemmeno preghiera. Se invece la preghiera è preghiera del cuore, cioè è apertura dell'animo verso Dio insieme con gli altri, a quel punto la famiglia prende consistenza. Vorrei fare un esempio. Se durante il giorno, può capitare in tutte le case, c'è stata una mezza parola, una parola in più, una parola un po' ardita, una rispostaccia, può capitare dappertutto. Il bambino magari ha sentito e si è reso conto che tra babbo e mamma è stato un momentuccio. Se la sera, prima di pregare, vede babbo e mamma che si chiedono scusa, che si abbracciano, poi si prendono per mano, pregano insieme con i bambini e la buonanotte. Se il giorno dopo il bambino ha sbagliato, si chiederà a lui di domandare perdono. Se un'altra volta ha sbagliato il nonno, si domanderà al nonno, e così via. Cioè, la preghiera entra nel tessuto della vita della famiglia. A quel punto un ragazzo che ha visto un'esperienza del genere non ha più bisogno né di parlargli di cos'è la famiglia, né di cos'è la Chiesa, né di cos'è il perdono, né di cos'è il sacramento della confessione. L'ha intuito da quei piccoli gesti, da quelle piccole cose. Ecco, vorrei che non intendessimo preghiamo in famiglia, diciamo le preghierine, l'ha detta la preghierina, vai a letto, no, non si risolve nulla così. L'educazione alla preghiera è educazione a qualcosa di grande, e ad esprimersi come famiglia, ricca di affetti, ricca di positività, alla sera, azzerare tutto, dare serenità e al mattino dopo ripartire, con l'occhio rivolto al cielo e con i piedi in terra, con le mani tese a chi è vicino. Daniel Bacchino, anche lei ha qualche altro elemento da mettere in risalto? Devo dire che il Vescovo parla in un modo affascinante, no? E questo tema veramente lo sente, e lo sente tantissimo, e ne presenta un'immagine molto bella che può sembrare quasi idilliaca, quasi da sogno. Invece effettivamente è così la famiglia, è questa la famiglia. E devo dire che nei corsi, nei cammini di formazione che stiamo facendo, anche in questi giorni, in questo periodo, in vista del matrimonio, troviamo anche delle coppie che hanno queste sensibilità. Voglio dire,
non è vero che chi si sposa in chiesa lo fa per abitudine, per tradizione, lo fa perché è sollecitato dai genitori. Ci sono dei giovani che proprio attraverso anche queste esperienze di formazione che facciamo, tentiamo di fare prima di arrivare al matrimonio, riscoprono la bellezza dell'amore benedetto dal Signore e avvertono questa presenza come una presenza nuova nella loro vita e la vivono senza paura, senza timore, perché sanno che scommettono su qualche cosa di grande e questo grande che loro vivono è in qualche modo accompagnato dalla presenza del Signore. Allora, tornando ai formatori, noi abbiamo bisogno di coppie, di sposi che sappiano aiutare questi giovani a prepararsi al matrimonio. Abbiamo bisogno di persone che, oltre a vivere intensamente la vita come sacramento, la vita matrimoniale, sappiano accompagnare questi giovani, queste coppie che si preparano al matrimonio e domani anche accompagnarli dopo il matrimonio, perché il cammino continua, e quindi a inserirle possibilmente anche nella comunità parrocchiale, perché tutto il percorso del matrimonio poi si conclude in maniera bella quando nella scoperta della famiglia scopri anche la bellezza, il fascino di condividere questa tua ricchezza dentro la famiglia più grande che è la comunità parrocchiale. Scusi, allora la preghiera è efficace, fra l'altro. Innanzitutto la preghiera ha valore di per sé, proprio come, certo, come preghiera al Signore, certo. La persona, o meglio la comunità, la piccola comunità della famiglia che si presenta a Dio, già quello di per sé è un valore, già quello di per sé è educativo. Ma inoltre anche proprio la testimonianza della preghiera ha una sua efficacia educativa, cioè ricorda alla sera, ad esempio, ciò che è importante e ciò che invece può essere trascurato. Qui siamo in uno studio televisivo e c'è un grande rispetto per la televisione, ci mancherebbe altro. Però se per caso la televisione alla sera fagocita tutta l'attenzione della famiglia, si perde forse qualche altro valore almeno altrettanto importante, o come in questo caso un'apertura verso Dio, che è fondamentale. Ecco, io credo che se insistiamo su ciò che vale davvero, allora poi c'è posto per tutto e c'è posto bene. Se cominciamo a far sballare ciò che vale meno, allora alla fine tutto si può disintegrare. C'è qualche altro elemento, qualche altro spunto? Ma gli spunti potrebbero essere tanti e non si insisterà mai abbastanza sull'educazione e gli affetti, lo accennavo prima. Vorrei anche insistere appena appena, visto che c'è un tempo, sul far tesoro della sofferenza. Quando in casa c'è un malato, a volte si vuol tenere lontano il bambino. Io vorrei, tanto sono autorizzato a farlo, raccontare l'episodio di una persona, la mia cugina. Da ragazzina dormiva in camera con la mia nonna. Per una serie di circostanze, quando mia nonna è morta, la mia cugina Franca era fuori casa, non c'era. Lei adesso, a distanza di decine e decine di anni, mi sta a dire: a me manca, c'ho tanti ricordi di nonna, mi manca il momento in cui lei è morta, perché anche quello fa parte della mia vita. Ho condiviso tanto con lei e non ho condiviso un momento così importante. Per dire, a volte può essere educativo anche il disagio, la sofferenza. Invito ad aprire gli occhi, a renderci conto di che cosa è la vita. È chiaro che se il bambino è abbandonato in quel momento, è sbattuto contro il dolore, è un disastro. Ma se è accompagnato dai genitori, anche il dolore prende il calore della famiglia e fa crescere. Don Gioacchino? È un aspetto interessante che la nostra diocesi sta curando sempre in questo progetto della curare gli educatori e formatori, e tutto il percorso che fa la diocesi nell'accoglienza dei migranti, degli stranieri, delle comunità. Bello. Quindi il progetto non è quello di accoglierli semplicemente, ma di valorizzarli,
della loro cultura, le loro sensibilità diverse che hanno, anche della loro esperienza religiosa. Ecco, anche la Chiesa ortodossa, per esempio, manifesta anche delle soggette, delle famiglie che hanno una forte fede, un forte legame proprio nel Signore tra di loro, alla loro comunità. E ecco, riconoscendo che queste presenze non sono da accogliere perché servono, ma sono da accogliere perché sono una ricchezza umana, una grande ricchezza, e quindi noi stiamo preparando le condizioni per creare queste comunità etniche nella nostra diocesi, proprio perché le loro culture, le loro identità non si disperdano. Quindi stiamo preparando persone che allestiscono sedi, luoghi per loro, e anche chiese per queste comunità etniche, anche di religioni diverse, perché mano a mano che vengono fuori nella loro identità ci accorgiamo che portano giovinezza, freschezza alla nostra cultura, che è un po' decadente sia nella concezione che ha dell'uomo, dell'individuo e della società. Ecco, io vedo che dall'orologio stiamo cominciando al termine, sì, ci avviciniamo al termine, però io prima di chiudere vorrei chiedere ai miei cortesi ospiti, che ringrazio ancora per essere qui con noi, di dare un messaggio ai nostri telespettatori. Io mi auguro che le famiglie, se ci ascoltano in questo momento, facciano tesoro, ma ancora la trasmissione non è conclusa. Quindi vorrei insistere perché possate dare un messaggio a queste nostre famiglie, a questi nostri telespettatori, possono essere anche single, chiunque siano. Prego, Don Gioacchino. Cosa possiamo dire? Ecco, quello che mi sembra a conclusione di questa conversazione che si possa dire, vedendo il volto sorridente del nostro moderatore, il volto affabile del vescovo, io così mi affianco proprio questa visione serena anche dei nostri impegni enormi, dei grandi problemi che abbiamo davanti. Ecco, tornando al tema dell'educare oggi, formare le coscienze, formare le persone, formare la responsabilità, il senso del dovere, tutte queste cose che ci stanno a cuore e che i vescovi ci raccomandano di curare molto, e la chiamano la sfida educativa. La sfida è una scommessa nella quale ti ci butti pur avendo, pensando che siano condizioni poco favorevoli per uscirne vincenti. Io credo che questa sfida, se noi veramente la viviamo con consapevolezza, convinti che recuperiamo la bellezza della dignità umana, del bambino, il fascino della famiglia, recuperiamo anche l'adulto che vive nella società non con timore, con paura, ma con voglia di buttarcisi dentro, di cambiare qualcosa. Ecco, la sfida. Gesù ci ha educato alla sfida, a vivere in un mondo che non era favorevole, e credo che questa sia un'emergenza grande. Se riusciamo a rendercene consapevoli, la Chiesa credo che svolgerebbe un ruolo importantissimo per recuperare l'umano di tutti, anche di chi è lontano, di chi, ecco, forse soltanto marginalmente vive la nostra presenza, ma la Chiesa stessa si ritrova a riscoprire un ruolo che è suo, che è quello di dare speranza all'uomo di oggi. Lenza. Parto proprio da quello che stava dicendo Don Gioacchino adesso. Speranza. Cioè, se come cristiani non siamo uomini e donne di speranza, perdiamo il nostro sapore. Che senso ha la Chiesa se non per portare la buona notizia del Vangelo? E quindi noi dobbiamo essere testimoni vivi di speranza, dare fiducia. Cioè, le difficoltà ci sono sotto gli occhi di tutti, nessuno se le nasconde. Ripenso alla famiglia, quante difficoltà incontra le famiglie. Adesso anche questo momento di crisi economica che stiamo vivendo, quante difficoltà. Ma se insistiamo sulle difficoltà, finiamo per scoraggiare. Se invece, partendo anche dalle difficoltà oggettive, ritroviamo i motivi della speranza, allora ci incoraggiamo a vicenda e possiamo guardare oltre.
non avremo tutto, però avremo molto. E il senso della fede in questo caso è fondamentale per dar fiducia alle persone, per dar fiducia a un'istituzione come la famiglia. E accanto a speranza poi ci vuole mettere l'altra parola, la vicinanza, cioè una chiesa vicina, una chiesa che non è distante dai problemi concreti e dalle relazioni quotidiane che ogni famiglia vive, che ogni persona sente. Io vorrei far sentire che la chiesa è vicina, come lo è davvero. E chi ne fa esperienza se ne rende conto. Una chiesa di popolo, non la chiesa degli orpelli, la chiesa che è vicina a quello che la gente ogni giorno vive, a quello che il popolo sente, a quello che le persone si relazionano tra di loro. Dove due o tre sono riuniti, lì il Signore è presente, perché spesso sono riuniti nel suo nome. Mi pare si possa davvero concludere, se potessi riassumere in poche parole tutto quello che ci è stato detto stasera da il Vescovo Mario e da Don Gioacchino, io penso si potrebbe dire così: prima di tutto famiglia non temere, e poi anche famiglia educa, quindi agenzia educante, autoeducante, educante anche verso l'esterno. Ma auguriamoci che veramente possiamo dare una mano in questo senso. Grazie ai miei cortesi ospiti. Io al ricordo di questa puntata dono a voi questo bel catalogo, è la, diciamo, una mostra che si è svolta al Museo della Basilica di San Giovanni Valdarno, certo, non molto tempo fa, il 600 fiorentino, con il capo, bello, diciamo, stipite Giovanni da San Giovanni. Ve lo dono volentieri a ricordo di questa puntata. Ai telespettatori ricordo le repliche, come sempre il sabato alle 17.30 e la domenica alle 12.15. Invece su Tele San Domenico, la televisione cattolica di Arezzo, va in onda il venerdì alle 21.20. Ora vi do il programma di mercoledì prossimo, 30 novembre, e un nuovo tema, biblioteche e archivi, fra memoria e identità. Ospiti in studio Giuseppe Tartaro e Lorenza Renzini. Ricordo anche il Seno 7 News, il notiziario delle diocesi di Arezzo e Cortona, San Sepolcro e Fiesole, curato da Vincenzo Caldarella, in onda il venerdì alle 17.30, il sabato alle 12.30 e la domenica alle 9.30. Vi ringrazio, vi saluto e arrivederci a mercoledì prossimo. Grazie. Eccellenza. Grazie. Grazie. Buongiorno.